Ciao a tutti, oggi vi parlo ancora di perline e di un'azienda italiana che vende perline, materiale per bigiotteria e per ricamo, che ha sede a Cologno Monzese in provincia di Milano. Questa azienda vende sia online al sito che vi metto nel link, si chiama Eurocommerciale, ecco, non l'ho detto, sia nella loro sede a Cologno Monzese. Io ci sono stata e se siete della zona, insomma, vi consiglio di andare direttamente nella sede a vedere quello che vendono perché ovviamente è molto più bello vedere di persona il materiale. Comunque c'è completa corrispondenza fra il sito, il materiale che trovate sul sito e quello che trovate invece di persona. La caratteristica di questa azienda è il fatto di vendere grossi quantitativi di materiale. Non so se si può definire esattamente all'ingrosso, perché comunque non è, diciamo, soltanto per chi ha la partita IVA, quindi per un'azienda. Vendono tranquillamente anche a privati, basta appunto fornire loro il proprio codice fiscale. Quindi, da questo punto di vista non c'è appunto problema. Può andarci insomma chiunque, può comprare chiunque. Quindi può essere utile secondo me per tutte quelle componenti, per esempio le componenti metalliche che si utilizzano in grande quantità, come moschettoni, chiodini, anellini, coprinodi, di cui c'è grande assortimento e poi magari per quelle perline che si utilizzano spesso. Oppure se si decide per esempio di riprodurre in serie, diciamo, una creazione. Perché ovviamente acquistare in grosse quantità porta a risparmiare molto. Quindi ecco, dipende un po' dalle vostre esigenze se decidere di acquistare queste buste, diciamo, di perle che sono comunque molto abbondanti. Poi ve le farò vedere, vi farò vedere quello che ho scelto io. E chiaramente ecco, è una possibilità di risparmiare parecchio se fate, magari vi è possibile fare insomma un po' di programmazione anche delle creazioni che farete in futuro. È possibile appunto, come vi dicevo, acquistare online e la spedizione è tramite Corriere GLS. Le spese di spedizione sono di 5 euro più IVA e la spedizione di solito parte il giorno dopo dalla data dell'ordine, ecco, rispetto all'ordine. I prezzi che vedete sul sito, che sono appunto gli stessi che vedete in sede, sono prezzi appunto senza IVA, dovete tenere questo in considerazione. Se vi recate a Cologno Monzese a fare i vostri acquisti, vi consiglio però comunque di guardare prima il sito per farvi prima di tutto un'idea del materiale che troverete. Per anche magari prendere un po' appunto, prendere nota di quello che vorrete davvero comprare, perché vi assicuro che poi una volta che arrivate lì c'è talmente tanta roba che uno dovrebbe rimanerci una giornata, cioè io non capivo più niente quando ci sono stata. E poi anche perché in questo modo vedendo il sito vi farete anche un'idea dei prezzi e quindi più o meno di quanto andrete a spendere, perché lì diciamo nella sede non ci sono esposti i prezzi. Poi chiaramente se li chiedete a loro non c'è problema e ve li diranno. Però ecco, non essendo esposti, magari conviene avere già più o meno un'idea di quello che troverete. Per quanto riguarda l'acquisto online, i metodi di pagamento sono i classici, quindi carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. Nel caso del contrassegno ci sono 3 euro extra da pagare. Se volete farvi un po' un'idea dell'offerta che hanno e di come fare un giro fra questi scaffali muniti di carrellino, ho visto che hanno messo anche un video su YouTube, magari vi linko il video, il loro canale, così appunto potete vedere, ecco, è davvero tutto organizzato molto bene, ci sono i diversi scaffali suddivisi ovviamente per tipologia di perla e poi per dimensioni e trovate le varie scatoline in cui ci sono i diversi colori della stessa tipologia di perla. E trovate materiale vario, quindi cristallo, vetro, plastica, metallo,
C'è veramente un buon assortimento, davvero. Adesso vi farei vedere quello che ho scelto io. Comincio col farvi vedere i componenti metallici. Io li ho scelti in argento tutti perché è in assoluto il colore che utilizzo di più. Questi moschettoni sono da un sacchetto da 100, la misura è 4 e il prezzo è 8,47. Poi ho preso questi anellini che sono a forma circolare, 6 mm. Sempre 100 anellini al prezzo di 6,42 euro. Ho preso anche degli altri anellini di forma ovale che io in realtà non avevo mai utilizzato, ma mi sembrano molto carini di questa forma. La forma è appunto ovale 4x5 mm, sono sempre 100 e hanno lo stesso prezzo, 6,42 euro. Cominciamo adesso con le perline vere e proprie. Queste perline sono delle perline che io adoro, è un colore metallico che mi piace tantissimo, sono dei mezzi cristalli da 6 mm ed è un sacchetto gigante perché guardate quante ce ne sono 1200, colore acciaio e il prezzo è 15,90 euro. Io è un colore che adoro proprio perché mi sembra un colore passepartout che può andare bene con tanti, in diverse creazioni, con tantissimi abbinamenti. Poi ho preso queste altre perle di una forma un po' strana, si chiamano così sasso faccio, sfaccettato, e sono di misura 3x6 mm, color bronzo. Anche questo è un colore diciamo simile all'acciaio, solamente che ovviamente è appunto bronzato invece che boh, non so che colore è quello. Appunto acciaio, e qui trovate anche scritto sono 600 pezzi e il costo è 3,49 euro. Sono perline appunto un pochino più piccole. Poi ho preso questi sassi schiacciati da 9 mm in color topazio e sono 300 perline e costano 1,88 euro, cioè questo è veramente un prezzo bassissimo. Le ho tirate fuori perché il sacchetto è un po' opaco, quindi non si vedono bene, mentre se le vedete appunto così, in realtà il colore è molto più bello, ma questo solamente perché il sacchetto di plastica non è perfettamente trasparente. Dopodiché, vi faccio vedere questi mezzi cristalli. Questi qui sono da 3 mm e sono un colore che a me piace moltissimo, che è il color Crystal AB. Sono appunto proprio questi mezzi cristalli da 3 mm, l'ho già detto, non mi ricordo. E sono 1500, quindi tantissimi. Anche questo un colore bellissimo perché appunto la B, l'aurora boreale, ha questi riflessi che lo rendono secondo me stupendo. E poi, essendo praticamente trasparente, bianco trasparente, si adatta anche questo a essere abbinato praticamente con tutti i colori. E questo sacchetto costa 9,47 euro. Un colore di cui mi sono innamorata e che non avevo mai visto veramente altrove, non so come ho fatto a perdermelo, ecco, finora. È questo colore, allora è un fucsia, ma ha una sfaccettatura argentata. È bellissimo, cioè veramente questo fatto di avere le perle che sono in parte argentate, secondo me, creerà un bellissimo effetto nella creazione. Questi sono sempre dei mezzi cristalli da 4 mm stavolta, quindi un po' più grandi, sono meno perché sono 500 e costano 4,99 euro. E poi ho preso queste altre perline a forma di goccia e sono un color, non saprei come definisce, Chris Metal, insomma anche questo è diciamo un grigio trasparente. Sono delle goccioline di misura 5x7 mm, un sacchetto da 600 perline che costa 3,56 euro, quindi veramente poco, cioè se comprate un sacchetto così vi dura veramente una vita intera. Questi sono dei Bicono
E non sono in realtà Swarovski, anche se io sinceramente non ho notato differenza con gli Swarovski. Io ho scelto due Bicon di misura 4 mm, sono confezioni da 720 pezzi, quindi tanti. Vi faccio vedere i colori e costano 38,37 euro, quindi stavolta le cifre sono un po' più alte, però chiaramente ciò è per la qualità delle perle. Guardate che bellissimo colore, cioè è veramente uno spettacolo secondo me questo colore, che è Black Diamond AB, quindi proprio con questi riflessi bellissimi. L'altro colore invece è viola tanzanite, non so come si legge, anche questo AB, e come spesso accade nella telecamera non si rende bene il viola, sembra molto più blu di quanto non sia in realtà, è un pochino diciamo più caldo come viola, comunque cioè, questi riflessi sono davvero spettacolari. Per ultima cosa vi faccio vedere queste perline di Conteria, diciamo una, penso l'unica cosa che non è all'ingrosso che trovate, perché sono queste confezioncine piccoline e costano ognuna 1,20 euro. I prezzi che ho detto in questo video sono tutti IVA esclusa. E niente, vi ho fatto vedere tutto quello che ho scelto. E fatemi sapere se magari farete acquisti in questo negozio, io ve lo consiglio e niente, ci vediamo presto al prossimo video, ciao!